Bella a tutti ragazzi, qui Golis, ben ritrovati sul canale di The Maniac. Signori, questa è una piccola introduzione prima del video che state per vedere, per dirvi che è un video un po' più particolare del solito, come avrete capito anche dal titolo. Quindi vi invito a vederlo tutto, vi invito anche a condividere questo video con i vostri amici per far conoscere il nostro canale anche ai vostri amici che non sono iscritti. Quindi anche a voi ragazzi che siete nuovi sul canale, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, se no questo telefono che è tipo mezzo rotto lo finisco di rompere in testa a voi. Da parte le stupidaggini, signori, io vi lascio al video. Buonasera, buonasera a tutti amici di YouTube, ben ritrovati su questo canale che oggi sarà il canale di The Maniac. Spero di intrattenervi per questa breve partita. Oggi non commenteremo una semplice partita di calcio, ma commenteremo una partita di Call of Duty inedito, eccezionale. Quindi partiamo subito, tiki taka. E allora signori, ci siamo. 4, 3, 2, 1, partiti! Allora vediamo subito Danny Maniac che si muove sul lato destro della mappa con il suo Man of War munito di questo mirino reflex e con il suo specialista Annihilator. Davanti a lui Clavatar che fa una corsa, attenzione! Muore Clavatar, vediamo Daniele come si comporta, attenzione! L'uccisione, trova subito Danny, poi muore immediatamente, però possiamo vedere subito il replay qui. Vediamo il replay da un'altra angolazione, eccolo qui. Pinto distrugge il nostro nemico per poi ritornare indietro e andare a camperare da un'altra parte. Questi sono i termini tecnici che si usano nel gioco di Call of Duty. E intanto vediamo che il nostro Danny dall'altra parte della mappa ha eseguito un'altra uccisione. Lo seguiamo adesso con la telecamera libera. Vediamo Danny che va sott'acqua. Vediamo, muore questo robottino, lo ammazza, incredibile, non va. Ritorniamo però in visuale di prima persona. Allora ancora Danny qui, vediamo, non va, viene ucciso di nuovo. E allora continuiamo questo giro, ora cambia arma, abbiamo un CUDA al posto del solito Man of War. Vediamo subito cosa fa, si accentra, vediamo una flash lanciata da Golis. Attenzione, eccezionale, salta il muretto, non va. Vediamo un poco, sott'acqua, l'imbucata, incredibile. Allora vediamo subito l'azione, le scale si bloccano, incredibile, attenzione, sciabolata morbida, sente il rumore, i passi, la flag subito, Danny Maniac, la seconda flag, eccezionale. Allora continuiamo, possiamo rivedere anche questa inquadratura da un'altra angolazione, rivediamo subito le due uccisioni qui, con questo replay. Ok, eccolo qui Danny, vediamo subito dalle varie angolazioni, Danny prende la prima flag, uscendo fuori arriva questo che è Elsha e muore malamente proprio. Vediamo che lo sparano da dietro, però arriva Mastro Bugio che aiuta il nostro Danny, che sparisce nella mappa. Vediamo che scende le scale, attenzione, vola un poco, azioni strane, incredibile, non va. Allora Danny, ancora lui, sotto al ponte, cammina, lo seguiamo con questa splendida cam che va anche sotto i piedi. Splendide riprese del nostro Marco Farani, che non ha il nome, non so chi sia, però sì, è lui che gestisce la regia. Attenzione, Danny, un'altra flag. Andiamo ancora sott'acqua, piace immergersi nell'acqua. Allora ancora Danny, vediamo subito, ritorna indietro in acqua, a caldo. Allora vediamo ancora lui, dove va? Non va? RPG, attenzione, vediamo Danny, prova la flag, la trova, assist. Chi è questo coglione che ruba le flag? Siamo a 4 di fila, no, a 3 di fila. Vediamo Golis che tira un quab che non c'è, non esiste, non va. Ora vediamo Danny, camperà un po', un altro assist di Danny. E poi l'annihilator disponibile per lui, però possiamo rivedere questa uccisione da un'altra angolazione, Fabio. Ragazzi, eccola qui, guardate, eccola qui, ci siamo, vedete, vedete, e muore malamente il nostro Danny, è fortissimo. Torniamo dunque in prima persona, uccisione dell'annihilator, vediamo ancora, secondo annihilator, incredibile, proprio lui, con questo annihilator, distrugge tutto e tutti, il devasto più totale. Vediamo Golis che si accentra nella mappa,
Terza kill e colpo fulminante per Danny. Vediamo che crea più assist con questo UAB. Vediamo che ritorna al CUDA. Finisce l'annihilator. Mancano 425 punti ai Raps. Non si può mai sapere. Attenzione a Tempest qui. Granata tattica. Incredibile. Ora vediamo subito. Danny, attenzione. Scappa via. Non vuole rischiare. Vediamo questo colpo fulminante. Non lo tira. Aspetta ancora un altro poco. Eccola qui, trova un'altra uccisione. E mancano 325 punti ai Raps, che sono una delle serie di fuoco più importanti. Ora andiamo in terza persona, vediamo Danny cosa vuole creare. Attenzione, non prende nessuno e quindi decide di fare un rush incredibile. Rush vuol dire correre verso il nemico e farsi molto molto male. Allora andiamo in visuale libera, seguiamolo un poco, alziamoci dall'alto. Grazie sempre alla regia di Marco Farani, che ci aiuta sempre. Non so chi sia, ma è qualcuno. Qui dietro c'è Pinto, guardate che schifoso. Danny non lo becca, è one shot questo Pinto. Danny lo va a ricercare, ritorna indietro. Vediamo un poco. E non va, vediamo Danny che rischia con un one shot. 25 punti. Allora vediamo ancora, Danny potrebbe prendere i Raps. Attenzione. Attenzione, ancora lui! Non va! Danny, sei tutti noi, 25 punti ti mancano. Hai le munizioni che ti servono per fare queste uccisioni. Questa uccisione, non so parlare, è incredibile. Ora aspettiamo ancora. Capperà un poco e sono Raps per il nostro Danny che raggiunge il suo traguardo principale della partita. Prendere Raps, quindi continuiamo la telecronaca andando su un altro giocatore. Vediamo subito, eccolo qui Golis. Attenzione, vediamo un po', cambiamo visuale, terza persona con questo RPG molto molto sexy. Andiamo, lancia una flashbang, entra dentro, flashato. E ammazza con questo M87 che devasta tutti. Attenzione ancora. Andiamo in prima persona. Vediamo cosa combina. Vediamo un po' quest'HUD che non ci serve a niente. Granata tattica come sempre. Morbida. Questa flashbang tirata un po' male. Annihilator. Allora vediamo subito. Accendiamo anche il LAD principale. Vedete Raps che combinano guai. Ci siamo quasi. La partita sta volgendo a termine. Mancano 5 uccisioni, siamo a 71. Vediamo 3 persone, 1, 2, 3 e poi c'è la kill finale di Danny. Quindi signori, la partita si conclude qui. Questo commento finisce anche qui, spero che vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale di questi ragazzi che sono veramente molto molto bravi. Mi raccomando, fate molte sciabolate morbide, lasciate tanti like tesi e... Dal vostro piccinini è tutto, linea allo studio, a te Golis. Sandro, ti ringrazio. Ragazzi, ora, a parte gli scherzi, spero che questo video veramente vi sia piaciuto. Ovviamente io non imiterò Sandro Piccinini ugualmente. Cerco di avvicinarmi il più possibile alla sua voce, anche se non è proprio tutta questa uguaglianza, però uno... tenta. E quindi, se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel like. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e lasciate soprattutto un commento, ragazzi, per farmi sapere la vostra, diciamo, su questo video e se potrebbe nascere una serie da questo video, perché se vi può piacere io posso cercare di commentare anche altre partite, anche vostre certamente, posso cercare di fare un po' di montage, un po' di qualcosa se... a voi può interessare una cosa del genere. Intanto qui la maglietta I Love Malta, molto molto fiera, che porto nel cuore. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. E qui da The Maniac è tutto. Enjoy, yeah.